Abbiamo camminato insieme con Maria nel cammino della croce, in questo percorso in cui Gesù ha sperimentato la solitudine, una grande solitudine causata dal peccato. L'effetto del peccato è proprio quello della solitudine, e non c'è solitudine più grande che sentirsi lontani da Dio. E voglio partire proprio dalla lettura che è stata letta in questa giornata, in questo venerdì, prima della Settimana Santa, durante la preghiera del Vespro, la prima lettera di Pietro. Che bella questa lettura, tratta proprio dalla prima lettera di Pietro, che per chi ha pregato il Vespro ha potuto ascoltare. C'è un'espressione molto bella in questa lettera dove dice che Gesù patì e portò con sé tutto il peccato del mondo, i nostri peccati, inchiodandoli sulla croce. L'Apostolo Pietro, che non ha avuto il coraggio di sostenere l'accusa di essere discepolo del Signore, lui che per paura ha rinnegato il suo Maestro nella notte del Giovedì Santo, la notte dell'amore, la notte del tradimento, oggi, questa sera, vuole dire a ciascuno di noi di guardare alla croce, quella croce che abbiamo seguito in questa preghiera. La croce diventa un esempio. E così dice Pietro: Cristo patì per noi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. La croce per noi diventa un esempio. Quella stessa croce che tante volte noi chiediamo a Dio di togliercela, di allontanarla. Questa sera noi la vogliamo accogliere come un esempio. La presenza di questi giovani scout questa sera ci invita anche a guardare alla croce non come uno strumento orribile di morte, ma come un dolce esempio per poter imitare Gesù. Infatti, nella pedagogia scout è fondamentale per il giovane, per il ragazzo, imitare, seguire il proprio capo, il proprio educatore, la propria guida. Il linguaggio di Pietro sembra essere quello di un allievo che, a sue spese, ha sperimentato cosa davvero vuol dire la sofferenza. Pietro ha conosciuto l'amarezza, la sofferenza di tradire il suo maestro, e ora sembra dire a ciascuno di noi questa sera: tu che sei in tempo, apri gli occhi, potresti trovarti nelle mie stesse condizioni se ti lasci avvincere dalla paura e commetti il peccato di allontanarti da Dio. Sì, non c'è sofferenza più grande che stare lontano da Dio. Padre Raniero canta la messa, un nostro frate cappuccino, attualmente cardinale, in una delle sue meditazioni dice proprio così della croce: Gesù sulla croce ha sperimentato fino in fondo la conseguenza fondamentale del peccato, che è la perdita di Dio. È diventato per assurdo un senza Dio, un ateo. È una parola che sembra assurda proprio su Gesù. E invece, dice Padre Raniero, ateo può avere anche un'accezione attiva o passiva. Può indicare uno che rifiuta Dio, ma anche uno che è rifiutato da Dio. Ed è in questo secondo significato che questa tremenda parola si può applicare a Gesù sulla croce. Gesù sulla croce si è sentito per assurdo rifiutato da Dio. Il suo non fu un ateismo di colpa, ma di pena, per poter espiare tutto l'ateismo colpevole che c'è nel mondo e in ognuno di noi, sotto forma di resistenza a Dio, sotto forma di egoismo o di noncuranza di Dio. Ma noi sappiamo che mai il Padre è stato così vicino al Figlio come in questo momento in cui si compie l'obbedienza perfetta. E lo abbiamo toccato con mano questa sera, meditando in ogni stazione i sentimenti, gli stessi sentimenti di Maria. Potremmo dire quasi che Dio
che ha fatto sperimentare al suo figlio la lontananza da sé, proprio perché potesse espiare il peccato, si è servito, il padre si è servito di Maria per non far mancare a quel figlio la sua tenerezza, la sua vicinanza paterna e materna nella presenza amorosa della madre. Ma in quanto uomo, Gesù sulla croce non ha avvertito più la vicinanza del padre e si è sentito abbandonato. È un po' come quando avviene un temporale che scoppia all'improvviso. I temporali, soprattutto quelli estivi, scoppiano perché c'è un incontro, uno scontro tra aria calda e aria fredda. Così mi piace immaginare la croce. La croce è questo spartiacque che separa e che rimette ordine tra l'amore di Dio e tutto il peccato che noi abbiamo commesso e che tenta ogni volta di offuscare e annullare e cancellare l'amore di Dio. E allora questa sera, ecco, insieme con Maria, vogliamo guardare alla croce e vogliamo dire: benedetta la croce, che ci ridona la possibilità di gustare il sereno e di vedere con occhi limpidi dove abita l'amore.